curato tutto. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Alle Fonti TV. Allora, ripartiamo, ci vedo a trovare in studio con Alberto De Casa, grazie Carlo. Buongiorno a tutti. Non sei dalla City di Londra? Niente, dalla City di Londra, oggi siamo direttamente da Milano, la giornata è importante, c'è da fare un commento in diretta su quelle che sono le decisioni dell'ESMA, mi fa molto piacere. Sappiamo che ci sono tanti telespettatori che stanno aspettando punti di riferimento, anche perché i social sono importanti, consentono una diffusione delle notizie per me che è molto più rapida, però si genera un po' di confusione e poi soprattutto abbiamo visto molti post di operatori di mercato, operatori della comunicazione, abbiamo visto invece, non abbiamo visto post degli intermediari, dei broker online, il rapporto tra, non si chiamano nemmeno clienti, diciamo così, Active Trades non ha i clienti, Active Trades ha i trader che lavorano con Active, che condividono questa esperienza nel bene e nel male, quindi un rapporto con voi è molto particolare e noi li abbiamo sentiti, ovviamente è stata una giornata per noi abbastanza, come puoi immaginare, abbastanza frenetica, e loro dicevano: vabbè, ma i broker perché non ci dicono qualcosa ai broker? Perché i broker non ci hanno difeso? Eppure è anche nel loro interesse andare a fare questo tipo di decisione. Allora, Carlo Alberto De Casa, intanto ti ringrazio per la tua disponibilità. Immagino che non sia nemmeno semplice parlare di queste cose, però insomma. No, mi fa molto piacere, ti ringrazio per l'invito, anzi penso sia doveroso da parte dei broker spiegare la posizione, spiegare cosa sta capitando. Che è successo? Prima di tutto non è una scelta, come ben sapete, non è una scelta dei broker, e questa è la premessa. Dopodiché l'FCA voleva qualcosa leggermente più delicato, e questa è anche la posizione di Active Trades, perché originariamente si parlava di una leva 50 con la possibilità, altre aziende del settore avevano portato avanti, avevano spinto per la possibilità di avere una leva 100, e dopodiché ci troviamo con una leva 30, decisione su base trimestrale che verosimilmente sarà rinnovata, quindi credo sia, almeno al momento, sia sciocco pensare che sia un qualcosa che arriverà per 3 mesi, perché verosimilmente è un qualcosa di definitivo, e così l'abbiamo interpretata noi. Quindi, nonostante un importante lavoro da parte dei broker, si è arrivati a questa decisione. Active Trades è favorevole, e qui voglio stupirvi, favorevole alle decisioni dell'ESMA, o almeno è favorevole a una maggiore regolamentazione del settore, perché sai che da casa cosa stanno pensando, eh? Sei consapevole di questo? Sono consapevole, pronto a prendermi. Non siamo soli a parlare di questa cosa. Con i due o tre amici che ci seguono da casa, io guarda, ti dico, siamo favorevoli a una maggiore regolamentazione del settore. Okay. Il punto è come questa viene portata avanti, perché diciamo che tendenzialmente avremmo sposato maggiormente la proposta SCA e non quella ESMA, quindi con una leva fra 50 e 100, perché una leva 30 massima, che poi scende a 20 o 10 su altri asset, è secondo me eccessiva. Quello che ci sta arrivando sono tanti trader, non chiamiamo clienti, ma tanti trader che ci dicono che vedono questa decisione come una sorta di intrusione all'interno della loro libertà. Di fatto, se io faccio un'operazione sul lungo termine, la leva 30 può anche essere sufficiente, ma se io voglio fare scalping, se io voglio entrare e uscire nell'arco di 10-15 minuti, la leva 1 a 10 sul petrolio magari non mi basta, la leva 1 a 20 sul gold non basta, e 1 a 30 sull'euro dollaro non è sufficiente. Ecco, quindi questa è la prima cosa su cui dobbiamo renderci conto, ma quello che noi vediamo non è il problema della regolamentazione di per sé, anche se la leva 30 mettersi sotto gli Stati Uniti, sinceramente su questo non riesco a trovarmi d'accordo. Avvicinare così il CFD a quello che serve il future, al margine richiesto sul future per molti strumenti. Ecco, lo scenario da analizzare è ancora più ampio, perché di fatto a questo punto gli operatori vengono in qualche modo colpiti, gli si va a chiedere per fare il lotto sull'euro dollaro con una leva 400 bastavano 250 euro, con una leva 200 500, adesso ne servono 3330 come minimo, perché parliamo dell'euro dollaro. Andiamo a parlare del petrolio: su 100.000 ne serviranno 10.000 con la leva 1.10, il gold ne serviranno 5.000,
Sulle cripto, su maggiori limiti alle cripto, io sai che non sono un grandissimo fan delle criptovalute, o almeno le vedo come un asset molto interessante, ma penso che per il grande pubblico fossero corretti maggiori limitazioni. 1-2 chiaramente quasi toglie la leva, perché di fatto sono andati giù veramente pesante. Ecco, la domanda dopo è legata a cosa farà. Adesso c'è stata la bastonata, se vogliamo, la stretta. Cosa farà l'Europa per le aziende del settore e per i trader? Perché qual è il rischio? Il rischio a questo punto è: noi vogliamo proteggere i trader? Se veramente il regolatore vuole proteggere i trader, a questo punto deve fare un qualcosa di ben importante, perché il rischio è quello che i trader scappino dai broker sotto l'Europa per andare a quelli con sede alle Seychelles, alle Virgin Islands o nei paradisi fiscali, dove magari i soldi vengono versati e poi non si, quando c'è da prelevarli la situazione è piuttosto complicata. Ecco, quindi o si fa una cosa, a Titeri c'è d'accordo su una maggiore regolamentazione, però attenzione, questo è un po' il nostro punto di vista, perché le cose devono essere fatte bene. Se andiamo a fare una cosa all'americana, dove i clienti americani non possono aprire, i cittadini americani non possono aprire con broker di altri paesi, è un discorso. Se invece facciamo un qualcosa in cui gli europei si va a togliere la leva ai broker seri sotto il cappello dell'Europa, o si va a ridurre la leva ai broker sotto l'egida del regolatore europeo, ma si permette di accettare clienti a quelli fuori dall'Europa e di farsi pubblicità, attenzione, non solo con i banner che si vedono in giro, ma dalla Formula 1 alle squadre di calcio, ecco. In tutto questo scenario il rischio è maggiore, perché poi si protegge il cliente e invece si rischia di andare nella direzione opposta, perché magari gli blocco la possibilità di fare trading con una leva relativamente, una leva alta o una leva ridotta con un broker europeo, e questo andrà a farlo con quello che magari non solo mi offre 400, ma mi offre in qualche paradiso fiscale strano una leva 888, ecco. Quindi bisogna stare attenti a vedere se realmente l'interesse, l'obiettivo è quello di proteggere il cliente. L'Europa ha fatto un primo passo, forse anche due, o forse l'ha fatto un po' troppo lungo con 30 anziché 50, però ce n'è da fare un secondo. Poi bisogna proteggere veramente i trader, veramente le aziende, facendo il passo dopo, che è quello di dire: va bene, gli europei dovranno aprire con qualcuno regolamentato in Europa, non con aziende nei paradisi fiscali. Questo penso sia un po' interdire la possibilità di come ha fatto gli Stati Uniti, che hanno fatto un qualcosa di serio, leva 50, cioè di fatto non è la questione di ridurre la leva, perché ci sta di ridurre la leva. Ci sono probabilmente una buona parte dei clienti di Arti la leva 400 l'ha abbandonata ormai da tempo. È ovvio che la leva 400 poteva essere utile, o poteva essere però più un azzardo che un'utilità per chi voleva entrare con 100, 200, 500 euro, ma sai anche tu che con 100 euro non si fa trading, con 100 euro si fa scommessa verosimilmente. Quindi lo scenario è quello di un invito a concludere questo passo regolamentativo con una tutela vera e propria e vero e proprio dei trader, e valutare se realmente 30 è la leva necessaria oppure se 50 o 100 potevano suonare meglio ed essere sufficienti all'obiettivo prefissato. Va bene, allora uno dei punti di questa è una delle risposte, diciamo, sì, alle domande che si sono posti i telespettatori, era proprio questo, cioè il tentativo di fuga del mercato, anche perché poi dagli Stati Uniti, tu hai citato gli Stati Uniti, ma dagli Stati Uniti in tema di regolamentazione finanziaria non è che giungono notizie favorevoli, nel senso, poi ognuno ha i propri le proprie opinioni in merito a questo, e la nostra televisione serve più per formare un'opinione che per darla, certo. Però lì si parla di deregolamentazione del mercato finanziario, non è che arrivano a spiro un vento di rigidità, di eccessiva rigidità. Noi qui invece ovviamente un passo verso questo è un passo verso una rigidità. Allora, altra questione che ci chiedono i nostri telespettatori, diceva qualcuno: ma continueremo a avere le nostre, tutti noi quasi hanno ricevuto una telefonata, pronto, non so se è capitato anche a te,
pronto, sono il Forex, vuoi aprire un conto, sono il signor trading, oppure di vedere pubblicità del tipo facevo il dentista e adesso faccio il trader, oppure peggio ancora, sono mamma di due bambini, ho un'ora di tempo la mattina, faccio il trading, faccio contenta la mia famiglia. Se ho la telecamera mi inquadri mentre scuoto la testa e scusami che ti ho interrotto. La settimana Sì. scorsa ho bloccato un numero di un broker di cui non ti dirò il nome, che continuava a chiamarmi. Chiamava Sì, no, ma mi te. capita abbastanza spesso. Sul numero italiano più che su quello inglese, non Sì. so E dove hanno qualcuno che preso. ha venduto il tuo Hanno numero. venduto anche il mio numero, ho dovuto bloccarlo perché era ormai tutti i giorni. Ecco, i broker seri queste cose non le fanno. Dopodiché, quando dicevo che non volevo essere, che non ero interessato e di cancellare il mio numero, mi chiedevano: ma come mai? Mi lasci spiegare, lei può guadagnare dei soldi. Quindi la prima cosa Sta che gli rinunciando faccio: sta rinunciando a una possibilità di guadagno. Sì, voglio rinunciare. No, la prima cosa da fare è se state lavorando con un broker che vi contatta o se c'è qualche azienda che prova a proporvi profitti sicuri e proposte di questo genere, chiudete il conto immediatamente perché c'è qualcosa che non va. Quindi la prima parte regolamentativa va fatta sotto questo profilo. E l'Europa si sta muovendo anche in questa direzione perché io credo che almeno da parte dei broker regolamentati in Europa, con le nuove MiFID, il numero di chiamate che arriverà nelle case dei trader continuerà a scendere, anzi ActiveTrades già da parecchio tempo. Non è mai stato un broker che faceva No, chiamate io di non ho mai questo ricevuto genere. telefonate da. No, però sostanzialmente se i trader sono interessati a dialogare con noi, ci trovano, sanno dove trovarci, c'è una chat che risponde nel giro di 20-30 secondi, magari i ragazzi riescono a farlo anche nel giro di 10 secondi. Potete provare in diretta, se voi due o tre che ci stanno ascoltando da casa, entrate, vedete se vi rispondono. In 30 secondi. Ma in teoria anche meno, e il tempo medio di risposta a un'email, inclusa la notte, è di circa mezz'ora. Questo vuol dire che 30 minuti. era 27-28 minuti. Questo vuol dire che di giorno un'email viene risposta in 15-20 minuti, e di notte, verosimilmente, il tempo si allarga probabilmente a un'oretta di media, perché non sempre c'è la persona della lingua pronta a rispondere. Però il tempo medio di risposta durante la settimana, non nel weekend, ma durante la settimana, era leggermente sotto la mezz'ora. Io credo che un broker serio debba fare questo, debba rispondere al cliente nel giro di pochi Più che minuti, più chiamarlo, che chiamarlo e diciamo. importunarlo magari mentre Questa sta. è una poesia di brokeraggio questa. Ci provo. Senti, questa la scriviamo, è una poesia di brokeraggio. Più che chiamare il cliente, deve essere in grado di rispondere. Altre questioni che sempre si sono posti altri trader. Dice, vabbè, però ecco, la questione delle telefonate, cioè, ci si è concentrati sulla leva, la questione delle telefonate non è stata affrontata. La questione, o forse ci stai E dicendo ci che poi sarà affrontata, stanno ci sarà lavorando, lavorata. sì. La questione dei prelievi, non tutti i broker, diciamo così, si ha la certezza e la garanzia che se tu versi e poi ti ritornano indietro i La soldi. Cioè, questione non quando deve essere versi, ti legata fanno al prelievo, la versare. questione con un broker serio deve essere legata alle tempistiche del prelievo. Il prelievo deve partire in 24-48 ore, il prelievo deve partire quasi immediatamente, i tempi tecnici per lavorarlo. Non è questione se io posso avere o no indietro i miei soldi. La questione è: nel momento in cui chiudo le posizioni e chiedo i soldi, ci vanno tempistiche tecniche per muovere il sistema. Nel giro di 24 ore i soldi devono partire per tornare nel conto del cliente. Questo è fuori discussione. Con aziende serie non parliamo di restituzione, no, parliamo di tempistiche. Parliamo non di quanti giorni, ma di quante ore sono necessarie per far partire il denaro per tornare verso i soldi, verso il conto del cliente. Allora, poi c'è un'ultima questione sulla quale tu hai accennato, sei andato abbastanza velocemente, però ieri anche su questo si è aperto un interrogativo di massa, e cioè la questione dei 3 mesi, no? Perché molti sono andati sul sito dell'ESMA a vedere la delibera, molti questa delibera su WhatsApp e sulle mail e sui social è rimbalzata, e c'è scritta questa frase: a un certo punto la decisione vale 3 mesi.
perché questo è quello che è un tentativo di capire se facciamo disastri almeno possiamo tornare indietro. No, l'ESMA fa per la MIFIR. Sì, con la MIFIR sono cose trimestrali. Io credo che sia una direzione verso la quale si va e difficilmente si torna indietro. Io mi aspetto che i trader, che queste norme siano definitive o quasi definitive con leggeri aggiustamenti. Quindi potrebbero pure peggiorare. No, al massimo potrebbero alleggerirsi un pochino, ma non mi aspetto che i trader, e qua forse ti stupisco ma nemmeno troppo, che i trader investano di più. Cosa vuol dire? Che il trader che prima metteva 500.000 euro si renda conto che non può, quando si renda conto che non può negoziare con 500.000 euro e per non essere sovraesposto aumenti leggermente la cifra che ha, che decide di depositare. Francamente mi attendo che non l'aumenti tanto quanto è la, se uno prima aveva la leva 400, se la trova 30, quindi 13 volte in più, non credo che depositerà 13 volte in più. Se aveva il conto 2.000 non credo che depositerà 25-30.000. Penso però che per poter mantenere la medesima posizione che aveva prima senza andare a sovraesporsi e essere vicino al rischio del trade out, l'investitore consapevole, per questo Active Trades punta ancora una volta sulla formazione, andrà ad investire una cifra leggermente più alta, almeno in media, anche perché molti broker permettono, alcuni broker permettono di aprire con 10, 50 euro con cifre di questo genere, non sarà più possibile. Inoltre avrà poco senso aprire un conto con 100-200 euro, verosimilmente sotto i 500-1000 euro veramente sarà quasi un conto virtuale, perché di fatto con 100 euro puoi muovere sull'euro dollaro, puoi muovere 3.000 euro di euro dollaro, e con 3.000 euro di euro dollaro rischi di andare in trade out pure in tempistiche rapide. Quindi credo che saranno pochi quelli che decideranno di investire cifre veramente basse. Voglio ancora fare una provocazione. Io perché dico che l'Europa deve fare un passo di più? La direzione è giusta senz'altro, quella di dare maggiore regolamentazione, ma a questo punto bisogna dimostrare che non stiamo cercando di colpire le aziende britanniche con la sede in Gran Bretagna, quasi tutte per intenderci, e di dare una risposta alla Brexit, che non sia un qualcosa per la Brexit, ma che sia un qualcosa di serio per proteggere gli europei. Per questo facciamo in modo che le aziende non regolamentate in Europa non possano fare pubblicità direttamente, quindi coi banner, non possano telefonare, che questo diventi veramente illegale, che diventi anche, che non sia consentito fare pubblicità nel circo della Formula 1 piuttosto che negli stadi di calcio a aziende che non dovrebbero lavorare in Europa. Ecco, questa è la richiesta che mi sento di portarti avanti. Va bene, allora la ricerca mi ha già chiamato il tempo, purtroppo in televisione vola più del reale, però ci sono due questioni velocemente, perché ripeto, la ricerca già mi ha chiamato la chiusura. Allora, la questione a un certo punto l'ESMA dice, quasi si giustifica questi provvedimenti, dice il 70% della gente perde soldi col trading, 80%, però molti, chi fa questo tipo di attività sa tutti quali sono, tra l'altro non c'è nemmeno bisogno di conoscere i conti dei broker, basta andare su certo. Un qualsiasi campionato di trading e ti accorgi che non è il forex contest di Active Trades ha finito 72-28, cioè un 30% che ci guadagna certo. Dei soldi, e il resto qualcuno ci aggiunge che quello che perdono gli altri ne guadagnano quegli altri. Può essere un meccanismo. Quindi che facciamo adesso? Chiudiamo il trading sull'azionario? Cioè, le percentuali non sono molto diverse dell'azionario dei future. No, anzi, forse quelle dei future sono pure leggermente peggiori. I numeri questi sono. Ma allora io parto dicendo che credo che la leva 1.400 sia, o fosse, parlando già col passato, fosse esagerata. Quindi sono d'accordo sul fatto di ridurla a 400, ma non tanto la leva, perché la leva a 1.400, se io sto facendo trading sulle news o sto facendo trading perché so i rischi che corro e le possibilità di guadagno che ho, è giusta. Il problema è un altro, il problema è l'uso non consapevole, un uso dilettantistico della leva, quindi l'uso del principiante della leva a 400, questo può generare dei problemi, ed è questo che deve essere in qualche modo colpito. Quindi a quel punto facciamo, apri un conto e ti diamo 30 per il primo anno, quando è un anno che hai il conto puoi decidere di portarla a 50 o 100,
400 non serve, 400 non serve, 100, 200 è più che sufficiente, però va bene. Facciamo una cosa di questo genere. Senti, e un'ultima questione, è la questione però anche su quella avevi accennato, non è che mi inducono a una sovraesposizione, cioè devo mettere più soldi nel contenitore, cioè questo ha l'effetto questo rischio, contrario sì. di quello, perché magari io mi perdo i 100 euro, oh, pazienza, ci ho provato, poi molti di noi io credo che hanno iniziato così, non credo che uno mette su un conto di trading 10.000, 50.000, 100.000 euro, ovviamente se c'è qualcuno siamo contento per lui, siamo tutti contenti certo. per lui, che c'è questa disponibilità, però molti hanno iniziato con 100 euro, cioè non c'è un rischio di effetto contrario? Due rischi, uno della sovraesposizione come giustamente hai sottolineato e il secondo è quello di una fuga dall'Europa, cioè una fuga verso broker meno regolamentati ottenendo di fatto l'effetto opposto, quindi non di portare i trader verso broker maggiormente regolamentati ma verso broker meno regolamentati. Avevi una sorpresa? No, non è sorpresa, io so che Giuseppe deve andare spesso a Francoforte, quindi volevo presentarti il calendario così avrai, se le telecamere riescono a inquadrare, ecco, cioè, mese dopo mese il calendario con il macroeconomico, che bello, sfoglia le pagine dopo così troverai le prossime date per prenotarti i voli per seguire la Banca Centrale Europea e seguire quelli che sono gli appuntamenti. Ecco qua, guarda il calendario, nel dubbio abbiamo messo anche la Fed se Giuseppe vorrà andare a coprire negli Stati anche Uniti. La Federal Reserve. Lo vorrà fisicamente, lo trova a Rimini. Ringrazio anche il collega Varignana che ha seguito a Rimini, all'ITF. All'ITF di Rimini. E quindi il calendario macroeconomico giorno con giorno con le festività e i grandi appuntamenti del 2018. Grazie, ecco. Grazie Carlo, grazie per... Non hai scuse per dimenticare il prossimo presente. Appuntamento di Draghi. E per me è come diciamo, un appuntamento, è come la festa del santo patrono all'interno dei piccoli comuni italiani. Grazie ancora e grazie per il tuo contributo anche su questa decisione dell'ESMA. Sapevamo che spero di aver soddisfatto molte delle richieste che ci sono arrivate, un punto di riferimento. Comunque sapete che insomma continueremo a parlare di questo anche fuori da contesti specifici. Grazie ancora a Carlo Alberto De Casa. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa e poi rientriamo subito dopo con il resto della programmazione di Le Fonti TV.